Ciao a tutti e buona domenica, spero sia tutto a posto, che sia tutto ok, che stiate tutti bene, a differenza di Claudio Lotito, perché da quando è iniziato questo lockdown, questa quarantena a causa di questo problema, è probabilmente a livello sportivo una di quelle figure che è più degenerata. Dichiarazioni proprio dal primo momento fino ad oggi, in pratica, che una grande pacca sulla spalla a Lotito e Tesserati per le perle che ci hanno regalato nel corso di questi mesi. Solo che oggi, secondo me, proprio alla fine del lockdown, quando tutto sembrava essere tornato più o meno alla normalità, quando tutti abbiamo rivisto quella luce in fondo al tunnel, è arrivato lui e ci ha fatto capire che nel suo caso la situazione è precipitata, perché ha rilasciato delle dichiarazioni che, ragazzi, veramente penso siano al limite del ridicolo, dell'imbarazzante, e che potrebbero in un qualche modo andare contro lui stesso, perché dato che è stato aperto un fascicolo a causa delle dichiarazioni di Claudio Lotito. Se queste dichiarazioni dovessero poi effettivamente confermarsi sbagliate, dove in sostanza lanci merda così a caso su altre squadre, poi potrebbe pagarne lui le conseguenze. Perché cos'è che ha detto Claudio Lotito? Ha detto che la sua squadra si ritrova a meno uno dalla Juventus solamente per Juventus-Inter, che vabbè, l'avete vista. E prima di entrare nel merito di Juventus-Inter, penso sia giusto dire che la Lazio si trova a meno uno dalla Juventus a parità di giornate. Se non si fosse giocata Juventus-Inter, effettivamente la Lazio si sarebbe ritrovata prima, ma con una partita in più. Ed è sempre giusto comunque ricordare che nell'arco di tutta la stagione la Lazio a parità di giornate non è mai stata prima in campionato, da sola, escludendo magari le prime giornate di campionato dove ci sono anche più squadre appaiate. La Lazio nella stagione 2019-2020, quando è stata prima in campionato, lo è stata perché c'erano altre squadre che avevano delle partite in meno e delle partite da recuperare. A parità di giornate, la Lazio prima non c'è mai stata, che comunque penso sia un buon punto di partenza, perché quello che dice Lotito, fino a prova contraria, è vero, nel senso, se non si fosse giocato Juventus-Inter, la Lazio sarebbe stata prima. Togliendo i 3 punti del match alla Juventus, sicuramente la Juventus non sarebbe stata prima, ma con una giornata in meno rispetto alla Lazio, che le giornate le ha giocate tutte. Ma ciò che poi ha fatto aprire anche un'indagine non è tanto la prima parte della frase di Lotito, che quella lì è una semplice banalità matematica: togli 3 punti e alla fine, per forza di cose, la Juventus non è prima senza quei 3 punti. Ma più che altro è il vabbè, l'avete vista Juventus-Inter. Cioè, nel senso, Lotito è stato anche bravo a prendere probabilmente l'unica Juventus-Inter senza dubbi arbitrali. Quella lì è stata una cosa veramente fantastica, perché di solito, cioè, in un modo o nell'altro, quando si parla di Juve-Inter, l'episodio arbitrale lo trovi. Magari anche il più irrilevante, ma a grandi linee lo trovi, soprattutto poi quando hai la certezza che sia un episodio anche irrilevante pro Juventus. In quel caso lo trovi l'episodio, ma in occasione del derby d'Italia dell'8 marzo, veramente, cioè, non c'è neanche il minimo dubbio su un possibile episodio arbitrale. C'è stata proprio una partita dominata in sostanza dal primo all'ultimo, a meno che Lotito non intenda che l'Inter si sia scansata. Lì è un altro paio di maniche, ma poi dovrà essere Lotito in grado di dimostrare questo. A livello arbitrale, io non mi sento di dire niente per l'ultimo derby d'Italia, perché non penso ci sia stato qualche episodio dubbio, ma neanche vagamente dubbio. Poi, se Lotito pensa che l'Inter si sia scansata, oh, ok, ma adesso il più è che lo deve dimostrare, perché altrimenti alla fine della fiera finisce nella merda. Lui, cioè Inter, che comunque anche prima di quella partita era da un pochino che comunque non faceva delle prestazioni di chissà quale tipo, anche i risultati mi pare non fossero dei migliori, soprattutto poi vedendo quello che era l'andazzo del resto della stagione. Lotito ci ha voluto regalare una nuova perla e adesso sono curioso di vedere come andrà a finire, ma più che altro è bello anche vedere come Lotito nel corso degli ultimi 2 mesi abbia costantemente lottato affinché il campionato riprenda, che è giusto, è lecito, è una cosa anche condivisibile. Io personalmente sono felice della ripresa del campionato. Il più sarà vedere anche come playoff, playout, campionato normale, spero campionato normale. Solo che a sto punto mi viene da pensare,
Lotito si è lamentato di essere a meno 1 a parità di giornate, aperta chiusa parentesi, in caso essere a più 2 con una giornata in più dell'avversario gli sarebbe andato benissimo, ma proprio per questo motivo qui, se Juve-Inter non si fosse giocata, Claudio Lotito avrebbe comunque spinto per la ripresa del campionato o avrebbe spinto per la chiusura del campionato? Tanto poi la Lazio sarebbe stata prima, a più 2. Con una partita in più, eh. Però poi ci sarebbe stata l'emergenza globale, perché ripartire? Meglio darlo alla prima in classifica, come è stato fatto anche altrove. No, Claudione?